Ecco, benvenuti allora a questo, questa iniziativa che coinvolge molte persone e vogliamo, ecco, come prete propongo a tutti noi di dare un segno di lode al Signore che ci ha regalato anche questa giornata splendida, e potremo anche vedere altri segni di impegno e di positività da parte anche dell'uomo. Diciamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei in cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La natura, come viene detto nei Salmi, è veramente segno della lode al Signore, ma anche noi, intelligenti, uomini e donne, siamo chiamati a lodare Dio. E mi viene spontaneo ricordare in questo momento il famoso inno di San Francesco: la natura deve essere veramente un'espressione di festa, ma specialmente il cuore, diciamo, della natura, della creatura che siamo noi, sia veramente positiva, sia all'insegna dell'amore e della fraternità. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. E buona giornata. Grazie. Metti la mano sulla mano sua. Quattro parole? Ecco, dopo le parole le farò. Ah, dopo. Per l'altro. Un applauso! Grazie, grazie di cuore a tutti voi per la vostra graditissima presenza. Inauguriamo oggi, una 4 giorni, durerà da oggi fino a domenica, questa bella festa che abbiamo organizzato, la festa della caccia, della pesca e della cultura rurale. Siamo partiti da lontano perché i dinosauri è un segnale per far capire che le nostre attività affondano le loro radici molto lontano, e le nostre attività vogliamo siano esercitate nel pieno rispetto della legge, che siano esercitate anche nel rispetto di chi la pensa anche in modo diverso rispetto a noi. Noi vogliamo gestire, noi abbiamo messo insieme questa bella festa, abbiamo messo insieme agricoltori, pescatori, cacciatori, allevatori, la parte propositiva e non integralista del mondo ambientalista che con noi collabora per cogliere l'obiettivo che a tutti noi è caro. L'obiettivo è quello di gestire correttamente il patrimonio faunistico e il patrimonio ambientale. Questo lo facciamo a beneficio dell'intera collettività. Vedrete, ci sono le rappresentanze anche delle maggiori organizzazioni professionali agricole che con noi lavorano, collaborano per far capire che l'ambientalismo non basta predicarlo, ma bisogna praticarlo, e noi lo pratichiamo tutti i giorni senza magari essere sotto i riflettori dei vari mezzi di informazione. Lo facciamo perché ci crediamo, perché riteniamo che la gestione e la difesa dell'ambiente sia qualcosa di fondamentale per tutte le nostre attività. Noi questo lo facciamo quotidianamente, vogliamo che la gente ci conosca. Questa è una bella vetrina che ci servirà anche per farci riconoscere meglio e quindi anche per farci rispettare. Tutti coloro che vogliono collaborare, rimboccandosi le maniche, per fare in modo da aiutarci a raggiungere questi obiettivi di corretta gestione del patrimonio culturale ambientale, sono i benvenuti. Noi non escludiamo nessuno. Il messaggio che abbiamo dato e continuiamo a dare è proprio perché in questo momento in cui il nostro paese non ha bisogno di sterili divisioni, ma ha bisogno di persone per bene, di buona volontà, che uniscono le forze per fare qualcosa di positivo per l'intera collettività. Noi oggi abbiamo esteso l'invito a presenziare a tutte le forze politiche. Ringraziamo l'onorevole Russa che è venuto da Roma apposta per questa inaugurazione. Abbiamo invitato tutti gli altri, chi è presente con i sindaci che sono qui a rappresentare le loro realtà ha dimostrato maggiore sensibilità riverso ad altri, ma noi continueremo comunque a invitare tutte le forze politiche a unirsi a noi
per fare in modo di fare qualcosa di veramente positivo a vantaggio dell'intera collettività. Grazie a chi è venuto, speriamo che la prossima edizione ci siano ancora altri rappresentanti del mondo istituzionale. Noi vogliamo parlare alle istituzioni perché conoscano, perché riescono ad essere correttamente informati, perché possono emanare poi provvedimenti che sono strumenti che ci servono per riuscire a cogliere quell'obiettivo di cui vi ho parlato. Grazie a tutti voi per la vostra presenza. Abbiate paura, adesso non è che quelli cominci di nuovo. Era un ringraziamento a tutti i volontari, più di 140 volontari che hanno lavorato per 3 giorni sotto la pioggia. 3 giorni interi sotto la pioggia, sconosciante. Il mio cuore veramente non è sufficientemente grande per poter ringraziare tutti quelli che noi siamo ricchi, non di soldi ma di volontariato. Per noi è una ricchezza di valore inestimabile. Noi abbiamo tutti questi volontari che agiscono in questa realtà in tutta Italia e chiedono unicamente di poter essere rispettati e di avere gli strumenti per poter operare, per fare qualcosa che va a beneficio dell'intera collettività. Ecco, ci auguriamo che questo messaggio sia adeguatamente recepito. Bene, adesso proseguiamo. Prego, prego. Io voglio solo ringraziare dell'invito che è arrivato, puntuale, a cui ho tenuto a rispondere, perché credo che questa sia un'occasione, una delle tante importanti in Italia, richiamiamola pacificazione culturale. Noi abbiamo bisogno in Italia di pacificazione culturale. Il mondo del lavoro si divide a volte in padroni e dipendenti, e noi vorremmo che i MEGE fossero tutti operatori del lavoro. Il mondo della cultura a volte si divide in radical chic e chi magari la cultura la fa in maniera più concreta, e noi vorremmo che ci fosse una media. Ecco, il mondo che ama l'ambiente deve trovare una sintesi. Io sono qui per dire che non trovo nessuna contraddizione tra chi pesca, tra chi caccia, tra chi vuole esercitare questa che è una delle attività più antiche dell'uomo, purché la eserciti nel pieno e assoluto rispetto delle regole che in Italia peraltro sono le più restrittive di Europa, quindi non c'è di che lamentarsi. Io vorrei che ci fosse piena sinergia e nessuna contraddizione tra chi esercita queste nobili attività e chi dice di amare l'ambiente. L'ambiente si ama rendendolo vivo, rendendolo in grado di rispondere all'uomo. Non ama l'ambiente quello che non taglia un albero e fa sì che l'albero cada e magari ostruisca il fiume e il fiume strarifi. Ama l'ambiente chi cura l'albero e fa in modo che l'albero non cada. Io credo che nessuno dove si esercita la pesca, la caccia o in genere le culture rurali con tutto ciò che comporta, nessuno può immaginare di voler non conservare l'ambiente. Come farebbe un cacciatore a fare la caccia se non ci fosse un ambiente? Dove andrebbe? In mezzo allo sporco? Dove andrebbe? In mezzo al cemento? Mi sa invece che certe volte certi integralismi finiscono per dividere e finiscono per rendere inoperosa una invece capacità di sintesi che potrebbe portare molto frutto. Noi siamo per questa sintesi, facciamo un appello, lo rifaremo nei giorni prossimi, perché si uniscano tutti coloro che amano l'ambiente, chiamano gli animali, i miei cacciatori amano i cani, credo più di chiunque altro, e li considerano per quello che gli animali sono in sostanza, che è il più bello omaggio che si può fare a un cane, non magari fargli le cicine e portarlo in giro, ma fargli fare il cane nel senso completo del termine. Io credo che ce la faremo e soprattutto che riusciremo a fare per chi ha buona volontà anche in questo campo quella pacificazione che a noi, al mio movimento politico, appartiene come desiderio in tutti i campi, da quello storico a quello culturale a quello ambientale. Grazie. Mi auguro che mi vedrà vittorioso anche questa volta. Grazie. Bene.
L'indipendenza paga! E Vicenza Più, col suo network di periodici cartacei e di quotidiani su web, lo dimostra sempre di più. Decine di migliaia di lettori e centinaia di migliaia di utenti, continuamente in crescita. Ora si preparano a vedere Vicenza Più TV. Spot, spettacoli, politica, economia e, ovviamente, informazioni sulla vita locale di Vicenza, Bassano, Schio, Thiene e provincia. Col bollino blu di Vicenza Più TV. Indipendente, sempre di più.